la realizzazione di strumenti di solidarietà di settore per salvaguardare il futuro di migliaia di lavoratori. Dicevo prima che sono 10.000 e secondo le nostre stime almeno 2.900-3.000 lavoratori oggi vedono concretamente a rischio il proprio futuro. Noi l'abbiamo affrontata fino ad oggi con gli strumenti ordinari, facendo accordi su mobilità, cassa integrazione e quant'altro. Oggi questi strumenti non sono più sufficienti, quindi o c'è un intervento aiutato dal governo di solidarietà di settore o altrimenti noi rischiamo davvero di perdere un pezzo importante dell'industria elettrica. E quando diciamo industria elettrica non sono solo i lavoratori del settore, ma anche quelli delle aziende che lavorano in appalto per le aziende del settore, che sono altrettanti lavoratori e in condizioni altrettanto difficili e complicate.